Assessore, un altro traguardo per un altro comune, l'ultima tranche di stabilizzazione per Torrenova. Guardi, sono veramente felice e di parte, soprattutto quando questi risultati si raggiungono nel nostro territorio. Ieri sono stata a Longe, oggi anche Torrenova completa le stabilizzazioni, perché già le categorie B erano state stabilizzate, oggi si stabilizzeranno le categorie C. Quindi è una legge che ha posto fine al precariato definitivamente, e sicuramente una grande soddisfazione, perché a meno di 2 anni dall'insediamento del governo Musumeci abbiamo scritto una bella pagina per tutti i precari. Restano 2 nodi da sciogliere: i lavoratori ASU e i lavoratori dei comuni, che però hanno delle difficoltà finanziarie. Tanto ieri abbiamo approvato in prima commissione la proroga, quindi per tutti i comuni, tutti i precari dei comuni in dissesto possano stare sereni, perché il 31 dicembre, così come i precari dei comuni col piano di riequilibrio, perché il 31 dicembre non andranno a casa. Abbiamo approvato la proroga fino al dicembre del 2020, ho la responsabilità, perché voglio dire, poi la responsabilità cade sul governo e in questo caso sulla mia persona, di guidare, di fare dei passi che condivisi con i parlamentari, sicuramente anche con i firmatari dei disegni di legge, ma che siano condivisi con Roma. Quindi secondo me aspettare 1 mese, aspettare 2 mesi, aspettare 3 mesi non ha importanza. Per i precari l'importante è che trovino la strada e la certezza di essere stabilizzati con la serenità con cui oggi noi siamo qui a brindare, a festeggiare un risultato che sta raggiunto insieme come tanti altri comuni, il comune di Torrenova.